A fare un video sulla colorazione. Di solito ho fatto solo bianco e nero, ho fatto chiaroscuri, ci proviamo, vediamo cosa succede. Allora, innanzitutto matite temperate, molto buone sono se dovessi consigliare le acquerellabili. Io userò delle acquerellabili perché sono più luminose, spero che nel video questa cosa venga enfatizzata. Allora, sempre in maniera leggera, come dico ai miei alunni, sempre nella stessa direzione. Proviamo a vedere se la tonalità si vede, ok? Allora, dovete colorare sempre nella stessa direzione. Se fate delle chiazze così, ecco, state praticamente sbagliando. Ritornateci sopra, ok? Cercate di avere sempre una tonalità leggera. Torniamo e facciamo un po' di... Dobbiamo mescolare più tonalità, quindi una volta giallo, una volta rosa leggero. Se avete più colori potete mescolarle ancora di più. Se avete l'ocra, usate l'ocra. In realtà questa parte, se dovessi essere onesta, non è neanche rosa, è molto più gialla che rosa. Quindi cosa faccio? Allontano le tonalità di rosa, cioè faccio delle linee molto distanti tra loro, sempre leggerissime. E poi tra una linea e l'altra passo il rosa in maniera da non fare né il giallo troppo fitto né il rosa troppo fitto. Altro trucchetto per fare le ombre può essere, oltre che cambiare colore, anche cambiare direzione, per esempio del colore. Possiamo provare in questo modo, cambiando proprio la direzione. Possiamo usare anche un marroncino. Io ho scelto queste tipologie di colori perché sono unici che come gamma sono veramente ne ho di meno, quindi non sono 72, ma sono 12, 18. Sono un'ottima marca, non mi metto qui a dire quale, però comunque è importante saperli usare i colori, qualsiasi marca siano. Quindi delicati, non si va lì tanto per finire, bisogna fare tutto piano piano. Se fai le cose piano piano, queste poi ti restituiscono una bella soddisfazione. E anche qua, in realtà, osservando il quadro, io sto guardando il quadro perché sennò non potrei sapere che colori mettere. Stranamente, nell'occhio c'è anche il giallo, per dire, impensabile, ma c'è. Qui, ma è lui Leonardo, lui sa che ci vogliono più tonalità. Quindi andiamo a mettere i colori. Ecco, in alcuni casi possiamo anche sovrapporli, se lo permette, ovviamente, la marca di colore, la maggior parte lo permette. E poi torniamo e riempiamo quello che abbiamo lasciato, tipo ho lasciato bianca la palpebra, ci torno e faccio così. Ok, quindi vedete pian piano che acquistate dimensionalità, aspetto. In questo caso si può anche cancellare se io voglio il bianco di fondo. In realtà il consiglio è sempre quello di lasciarlo, però siccome questa palpebra, questo occhio è veramente giallo, devo dire la verità. Non so se è la mia stampa, però io sto seguendo questa immagine. Allora, vedete che delicati dobbiamo essere. Possiamo anche incrociare, non è che per forza devo fare. Io come consiglio, perché all'inizio avete tutti questo tipo di mano, fate una cosa ripilante così. Non so se si vede. Ecco, vedete queste striature? Queste striature non devono esserci. Mentre il colore deve essere compatto. Come vado a recuperare? Per fortuna lì è una zona in ombra, quindi posso tornarci. Ecco, belli, leggeri, andiamo leggeri con il nostro. Possiamo anche fare delle... Se noi siamo leggerissimi, non andiamo a sbagliare. È vero che io sto usando una carta diversa dal solito album, perché volevo un maggiore contrasto di chiaroscuro, quindi non è proprio liscia la superficie, ma è levemente ruvida. E mi permette, nel caso di un foglio semiruvido, di percepire bene la colorazione. Ma vi farò altri tutorial con un foglio totalmente liscio e capirete quanto è importante. Ok, facciamo la zona della guancia, che sono le zone più difficili, quella zona delle zone scure, diciamo così, del chiaroscuro. Quindi se noi avessimo disegnato per il chiaroscuro avremmo fatto qua questa zona, avremmo segnato, vi ricordate il chiaroscuro nell'altro video? Se chi non l'ha visto abbiamo usato questa lazzonizzazione, si direbbe, cioè segniamo leggeri, vedete che qua già mi è scappata la matita, non doveva essere così forte,
Segniamo le zone scure. Nel frattempo, se io vedo nell'originale una correzione rispetto al mio disegno, lo vado a attenzionare con il colore. Per esempio, qua sto notando che è più ampio e lo vado a sistemare con il colore. Qual è il problema? Intervengo dopo con il mio chiaroscuro. Guardo bene l'originale e vedo dove stanno le ombre. Le ombre stanno qui dietro la palpebra perché la palpebra è una superficie curva. Ok? Quindi finisco facendovi vedere questo lato perché fra un po' si scarica la batteria. E quindi questo. Vedete com'è importante? Guardate che bello l'occhio. E come sempre. Ah, qua c'era una specie di cordoncino. Così. Così vedete un accenno di come appare tutta la superficie con il colore. Quindi, per esempio, sotto il naso, dove ci sarà l'ombra, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto vicino all'occhio, uguale, identica. Sotto, vi ricordate quando, guardate, chi non l'ha visto, il chiaroscuro nelle zone sotto una curva ci deve essere una cosa scura che noi facevamo con la matita e qui possiamo divertirci a farlo con il colore. Non necessariamente nero, il nero va fatto proprio per ultimo, tipo in questo caso qui è nero, ma tutto il resto conviene usare un grigetto, un marroncino, una cosa che si possa controllare, che se sbagli con il nero poi che fai? Ok, se io voglio posso anche poi accentuare qualche altra zona, gli metto un po'. Poi posso dopo che ho fatto tutta la colorazione, allora posso decidere di fare delle zone nere, come per esempio in questo caso l'occhio. Allora sì. Ecco, vedete che bello? Ok. Io eviterei di usare quanto più nero possibile, io userei sempre più il marrone, sarebbe più indicato. Quando colorare in realtà non è limitarsi a quella gamma di quattro colori, non dovete pensare che quella cosa, ok, la devo fare, dovete guardare l'immagine che state riproducendo e vedere che colori riuscite a leggere, più colori riuscite a leggere, cioè a vedere in quell'immagine, più vi state avvicinando all'originale. Per esempio, vedo nella guancetta un po' di rosso, leggero, 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 vado a mettere del rosso. Anche qua. Ok, le labbra. Ecco, le labbra sono un problema ogni volta perché non sono proprio rosse, a volte c'è molto arancione perché sarebbe un salmone per la maggior parte delle volte, ma noi che abbiamo tutti il colore salmone, il colore salmone lo possiamo ricavare da una sovrapposizione di arancione e di rosso e un leggero già, rosa, scusate, un leggero rosa e ci avviciniamo sempre più a una tonalità salmone. Qua uniformiamo, uniformiamo, sì. È come in pittura questa cosa, ecco, quando si parla di velatura è quello che stiamo facendo adesso, cercare di fare in modo che ci sia un unico colore che lega il tutto. Addirittura esiste un colore che si chiama blender che serve a frullare, no, serve a miscelare i colori, a unirli insieme nelle colorazioni, nei colori professionali a matita che usano molti disegnatori. Ok? Quindi questo, ora mettiamo un po' di marrone così magari vediamo il contrasto, perché una cosa fondamentale è anche vedere i colori vicini tra loro. Ecco, lei non ha questo marrone, ora lo devo cambiare. Metto dell'ocra, almeno in una zona dovete vedere che coincidono i colori di quella zona. Quindi questa è la mia zona. Bisogna procedere a poco a poco. Vediamo se questa, almeno questa zona ci riusciamo a finirla. Ecco, sono 9 minuti, vediamo in 10 minuti cosa riusciamo a fare. 9:45.
E siamo già arrivati a un buon punto. Possiamo fare l'altro occhio. C'è un errore perché va in basso. Ho visto come la pupilla, lo vado a sistemare così con il colore lo sistemo. Sì, il mio colore dovrebbe essere più appuntito rispetto a come lo sto usando. Più, sì, appuntitissimo. Incidente tecnico. Ok, abbiamo capito che oggi non funziona il mio temperino. Bene. Sto cercando di fare una corsa contro il tempo. Allora, qua sotto la palpebra, il contorno.